Ciao ragazzi, in questo video vi illustrerò le corrette manovre di igiene orale e domiciliare quotidiana che andremo ad effettuare una volta riposto il nostro dispositivo ortodontico mobile pulito nel suo contenitore. Tra i dispositivi mobili comprendiamo anche le mascherine di contenimento che ci verranno consegnate dall'operatore una volta terminata la terapia ortodontica. Iniziamo a spazzolare i denti, ponendo lo spazzolino a 45 gradi rispetto all'asse lungo del dente, perché le setole possano entrare nel solco gengivale. Successivamente compiremo una rotazione del manico, come nel video, fino a spazzolare tutti i denti. Nella parte interna la tecnica risulterà la stessa. Nei settori anteriori lo spazzolino verrà usato di punta per eliminare la placca in maniera più comoda ed efficace. In ultimo spazzoleremo la parte occlusale dei denti. Nell'arcata inferiore faremo gli stessi movimenti ma con direzione invertita e spazzoleremo dal basso all'alto e non dall'alto al basso come l'arcata superiore. Passiamo al filo interdentale che eliminerà la placca batterica situata negli spazi interdentali. Per maneggiare il filo useremo indice e pollice. L'indice verrà portato internamente alla bocca inserendo il filo tra i denti ed esercitando una pressione verso uno dei due denti in modo da non intaccare la papilla. Per la parte inferiore useremo i due indici e il movimento risulterà lo stesso dell'arcata superiore. Il filo interdentale lo useremo una volta al giorno. Lo scovolino è un fondamentale strumento che verrà usato in caso di spazi interdentali più ampi in sostituzione del filo interdentale. Lo scovolino si introduce orizzontalmente tra gli spazi per rimuovere la placca. È importante che le dimensioni di questo strumento siano corrette, in modo da essere efficienti e in modo da non recare dolore o fastidi.